Ciao ragazzi, siamo Alessia e Toni, due studenti della scuola di dottorato in scienze chimiche dei materiali dell'Università di Torino e oggi vi parleremo dei gas. Lo stato gassoso è uno degli stati fondamentali in cui troviamo la materia, insieme allo stato liquido e lo stato solido. Un gas non ha né forma né volume. Difatti, come vedete da questa immagine, semplicemente occupa tutto lo spazio che ha a disposizione, che in questo caso è lo spazio del recipiente. Sul recipiente si dice che esercita una forza, detta pressione. Inoltre, un gas può essere compresso facilmente, a bassa densità e in presenza di un altro gas forma una miscela perché diffondono l'uno nell'altro. Ma come facciamo a dimostrare la presenza dei gas quando non possiamo vederli né sentire il loro odore? Questo è il caso, ad esempio, dell'idrogeno, che è un gas formato da due atomi dell'elemento più abbondante dell'universo, appunto l'idrogeno. Oggi faremo quindi un esperimento in cui produrremo idrogeno e dimostreremo la sua presenza. La reazione che utilizzeremo è una reazione di scambio semplice, in cui vediamo zinco metallico reagire con acido cloridrico per dare idrogeno e cloruro di zinco. Vediamo quindi di cosa abbiamo bisogno. Per prima cosa montiamo su un ritto un pallone a due colli, di cui uno servirà come entrata per i reagenti e l'altro come uscita per il gas. Come potete vedere, questa uscita è collegata a un tubo tramite un rubinetto che apriremo per far fluire il gas verso un cilindro. Questo cilindro in vetro graduato è dotato di rubinetto ed è immerso in un contenitore riempito con acqua. I reagenti utilizzati, come già accennato, sono zinco metallico e acido cloridrico che diluiamo con acqua, dal concentrato fino ad avere una concentrazione di circa 5-6 molare. Copriamo il nostro cilindro graduato per non respirare i vapori dell'acido. Ora riempiamo il pallone dal collo libero con un cucchiaino di zinco e circa 20 ml di soluzione acida, tappando poi subito il pallone per non far uscire l'idrogeno prodotto. Come potete vedere, la reazione è già iniziata. Se tutto è posizionato correttamente, vedremo l'idrogeno riempire il contenitore cilindrico collegato al tubo e spostare l'acqua al suo interno verso il basso. Di conseguenza, l'acqua esterna al contenitore cilindrico si alzerà leggermente e si osserverà la formazione di bolle di idrogeno. Abbiamo così dimostrato che si è formato del gas dalla nostra reazione, ma come possiamo essere sicuri che sia proprio idrogeno? Una proprietà interessante di questo gas è quella di essere particolarmente infiammabile. Questo vuol dire che in presenza di ossigeno, comburente e di una fonte di calore, fa da combustibile, secondo la reazione qui riportata. È una reazione che produce molto calore, detta esotermica, e questo porta i gas presenti nella reazione ad espandersi. Tuttavia, se la reazione avviene in un piccolo spazio, come ad esempio quello di una provetta, comporterà che i gas si muovano molto velocemente verso l'uscita della provetta stessa. La velocità di espansione sarà tale da infrangere la barriera del suono, generando una piccola esplosione. Nella seconda parte dell'esperimento cercheremo quindi di fare proprio questo. Come vedete, abbiamo posizionato una provetta a testa in giù, grazie ad un ritto, e l'abbiamo riempita di idrogeno con il tubo proveniente dal pallone. In questo modo l'idrogeno, che è più leggero dell'aria, si accumulerà in alto. Dopo pochi istanti togliamo il tubo e avviciniamo la nostra fonte di calore, un accendino. Fate molta attenzione all'audio. Questo ci dimostra quindi che il gas prodotto è idrogeno.